terribile incidente che ha funestato questa domenica sera tra Massafra e Martina Franca. Non è una strada facile quella che collega i due popolosi centri della nostra provincia, è una strada che inizia da Massafra e poi si inerpica sui gradini della Murgia per raggiungere Martina Franca, passando dal bosco di Pianelle che costeggia una base dell'aeronautica militare degli anni passati, il famoso Terzo Rock. Ebbene, su quella strada tre giovanissimi hanno trovato la morte, l'auto corsa sulla quale si trovavano, che per motivi in corso di accertamento è finita fuori strada schiantandosi contro un muretto che costeggia la stessa strada. Parliamo di giovanissimi, il più grande ha 19 anni, la più piccola 13, morta con il fratello sul colpo. Poi è deceduto un terzo ragazzo che è stato prontamente soccorso, ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Un quarto giovane si trova in rianimazione presso il Santissima Annunziata di Taranto e naturalmente le sue condizioni sono gravi, ma i sanitari non disperano per salvargli la vita. Ma siamo al cospetto dell'ennesimo gravissimo incidente stradale che funesta le nostre cronache, che danneggia la vita dei giovani, che butta nello sconforto le famiglie. Evidentemente questa è una piaga, è una vera e propria pandemia che nessun vaccino riesce ad arrestare. Quindi Massafra piange tre morti, naturalmente persone giovani molto conosciuti, le loro famiglie, e il quarto si trova in fin di vita al Santissima Annunziata.